L'ultima informativa dell'intelligence italiana ha documentato tentativi di furto di dati a centri di ricerca e aziende che lavorano alla realizzazione di vaccini anti-Covid-19. La stessa cosa sta accadendo in altri paesi dell'Unione Europea. Si tratta di attacchi spesso condotti con strumenti a intelligenza artificiale e algoritmi di machine learning. E dietro questi attacchi non ci sono solo hacker indipendenti e organizzazioni criminali transnazionali, ma anche gruppi in collegamento con strutture di governi esteri. Cyberattacchi di questo genere verranno condotti sempre più spesso e solo con i sistemi di intelligenza artificiale altamente avanzati saremo in grado di fronteggiarli. Una questione che riguarda la sicurezza interna ma anche la difesa. Anche per questo l'Unione Europea deve essere coesa e all'avanguardia, per cui chiedo, quali iniziative intende adottare l'UE in questo senso? Sono allo studio accordi con paesi terzi, se sì quali, per fronteggiare le minacce alla sicurezza informatica? Qual è lo stato delle iniziative per migliorare all'interno dell'Unione Europea la cooperazione tra governi, centri di ricerca privati e università sul fronte della sicurezza informatica? Grazie.